si scolla il cantiere Taranto dalla trattativa con ArcelorMittal sulla questione ex Ilva? Sì, io personalmente diciamo, ho dettato un attimo un paradigma diverso, ovvero quello di non associare più Taranto alla problematica Ilva, perché altrimenti le attenzioni del governo si concentravano solo su un tema, ma ho scisso diciamo, in due parti il problema Taranto, problema Ilva che rimane diciamo, da risolvere, incompiuto al momento, e dall'altra parte il cantiere Taranto è tutt'altra cosa. Il cantiere Taranto è la riconversione economica, quella riconversione che il territorio attende da oltre 15 anni. Ci sono delle risorse, diciamo, che noi non siamo riusciti e non siamo stati capaci di investire nella giusta maniera, quindi noi adesso abbiamo delle risorse disponibili, alcune provenienti anche dal passato, altre che le abbiamo, diciamo, individuate e le inseriremo nel decreto, che metteranno a sistema tutta una serie di iniziative per far diventare Taranto una città universitaria, una città turistica, una città che attrae capitali sia pubblici ma soprattutto privati, una cantieristica che era un fiore all'occhiello fino a qualche decennio fa, e noi l'andiamo a rilanciare con un piano non solo legato all'arsenale militare, ma anche legato ad alcune imprese a partecipazione pubblica come Fincantieri, che ha già manifestato la volontà e il desiderio di giungere a Taranto.